stasera è venuto a trovarci un giovane poeta, poeta, un ragazzo. È la prima volta che abbiamo l'onore e il piacere di averlo qui. Lui si chiama Gianluigi Martone, sta arrivando, eccolo qua, un applauso. E dopo, cioè non vi svedevo, ci sarà una sorpresa. Dopo Gianluigi c'è una sorpresa, ok, perfetto. Ci sarà una bellissima sorpresa che non vi aspetterete e vedrete quello che sono capace di fare insieme a tutti i miei amici. Ok, allora, Gianluigi Martone, quanti anni hai? Io ho 34. Portati bene, sembra un ragazzino. Senti, intanto ringrazio chi ti ha portato qui stasera. Sì. E con chi sei venuto? Sono venuto con l'amico Arturo Bono, anche lui poeta, e poi con Fabio Di Callo, e con Maria della Rossa, e con Barone e con tanti altri amici. Il maestro musicista. Chi è? Lidio Boschi. Da quanto scrivi? Io scrivo da 3-4 anni. Senti, sì, ho scritto sulle 150 poesie fino adesso, però elaborate. E il libro l'hai scritto? Non ancora. Senti, diciamo, io non conosco la tua poetica. I temi che tratti, quali sono? Le mie poesie parlano della vita. Sì? Della famiglia, sui genitori. Tocchi vari argomenti, bravo. Senti, stasera cosa ci farei ascoltare? Allora, adesso vi cito una poesia su una persona a me cara che è deceduta e poi sulla mamma. Però se sono brevi, se non solo una, non mi dire niente. Perché... Ok. Allora, vabbè, ti lascio... Allora ti... No, vabbè, vai, poi ci pensi mentre... Se fai velocemente le interfacce di tutte e due, non è un problema, ok? Se sono lunghe, poi la prossima volta ne puoi dire pure. Allora dico due brevi. Okay, perfetto. Va bene, Gianluigi Martone. Allora, questa poesia la dedico a tutte le mamme. A mamma. A mamma è la prima compagna di vita, o primo amore che ti porta in tuo cuore. Eppure quando non c'è sta che la mamma è la tua, tu la senti vicina, ti accarezzi i pensieri. E come una giova dentro muro. Sentiamo venire la vita tua e non se leva più. La mamma è che lo profumo roccia che si entra in dall'aria, coppa bella e dinta all'anima. La mamma. Questa poesia la dedico alla madre di un mio amico che è appena scomparsa, è andata via nell'angolo del cielo e si chiama Fabio Di Callo. Poi quest'altra poesia si chiama O Padre Eterno. E ti basta lontana. O mondo era fatto amore, speranza e verità. A tua gente sentiva a mano, a chi careva e faceva fatica per saizzà. Novicchiarella affacciato il balcone, guardava cielo fatti nuvole e immensità. Nel cielo che suonava musica celestiale, a due note con una carta vista. Si scretolavano dinti in mano e pigliavano vita, mentre vecchia continuava felice a campare e gioia infinita. Grazie. Allora, Gianluigi Martone. Gianluigi, ti voglio dire innanzitutto bravo. Ti ringrazio. Bravo per le cose che scrivi, come le declami, perché... c'è modo e modo di scrivere. Io scrivo da tantissimo tempo, quindi so riconoscere quando c'è talento e quando c'è stoffa. Bravo e complimenti. Io ti ringrazio. E chiedimi il contatto, insomma, ci teniamo in contatto. Ok, senz'altro. Grazie. Un abbraccio a tutti. Gianluigi Martone. Grazie. Allora.